Ehi, Matti, allora sei pronto per domani? Oh, non vedo l'ora che sia domani. Così partiremo per la Pennsylvania per andare a vedere la partita di baseball dell'anno. I nostri amati Phillies. Già. Ok, passo io a prenderti con l'auto domani mattina, eh? Sarà un weekend favoloso. Ciao, a domani. Oh, io non riesco a capire tutto questo entusiasmo per una partita. Oh, Mary, se non sei una tifosa, non puoi capire l'amore per lo sport. Sarà. Comunque devi passare a prendere i gemelli. Annie ho già da fare e le ho promesso che le faremo da babysitter. Ma Mary, non puoi andarci tu. Io devo prepararmi psicologicamente a questo weekend. Henry, è da stamattina che ti sto preparando la scorta di cibo per il weekend. Se vuoi vado io a prendere i gemelli, ma devi continuare tu a cucinare. No, grazie, vado io. Come immaginavo. Sì! Ehi, che ti succede? Mi hanno accettata al college di Princeton! College? Ma non avevi fatto domanda all'Università di Filadelfia? Sì, ma ho inviato la domanda anche a Princeton e mi hanno accettata! Ma è a quasi un'ora di distanza da qui. Esatto, per questo vivrò al campus. Oh, caspita. E la mamma e il papà come hanno reagito? Beh, ecco, non gliel'ho ancora detto. Cosa? Ma tu sei fuori! Oh, Kate, l'Università di Filadelfia è un'ottima università, ma io voglio specializzarmi in psicologia. E al College di Princeton hanno un bellissimo e interessante corso di studi proprio specializzato in psicologia. Beh, allora buona fortuna con mamma e papà. Già. Ciao nonnina! Ciao nonna! Oh, eccoli qui, i miei piccolini! Oh, forza, forza, andate di là a giocare e non disturbate la nonna che deve finire di cucinare. Henry. Permesso, scusate, siete voi i proprietari dell'auto blu parcheggiata qui fuori? Sì, sono io. Perché? Beh, l'ho seguita fin qui. Oltre a parcheggiare in divieto di sosta, non si è fermato al posto di blocco e ha superato il limite di velocità. Cosa? Henry, con i due bimbi a bordo! Posto di blocco? Io non ho visto nessun posto di blocco. Forse perché era occupato a sfrecciare sulla strada. Sfrecciare è una parolona. Ho superato di poco il limite di velocità. Poco o tanto è sempre un'infrazione. E sommando a tutte le infrazioni fatte, mi dispiace, ma dovrò sequestrarle la patente per una settimana. Cosa? Per una settimana? Oh, no, domani a me serve l'auto. Mi dispiace, signore, ma la legge è legge. Prego, mi dia la patente. Cavoli! Il nonno l'ha combinata grossa. Eh già! Oh, sono disperato! Non potrò andare alla partita! Purtroppo Matthew senza patente, ero l'unico che poteva andare. Ehi, Henry, ti ho riportato la cassetta degli attrezzi che mi avevi prestato. Te l'ho messa qui fuori. Ok, grazie, Jim. E che hai? Che è quella faccia? Mi hanno appena sequestrato la patente e domani non potrò andare alla partita dei Phillies. Cavoli, davvero un bel guaio. Sai, è successa una cosa simile a mio cognato. E ha trovato un'idea geniale per risolvere la situazione. Vuoi sapere cosa ha fatto? Certo che voglio saperlo. Dimmi pure. Oh, mamma, qui c'è puzza di guai, lo sento già. È andato in questura e ha detto di aver smarrito la patente. Così gli hanno dato un foglio sostitutivo e con quello è potuto andare in giro. Oh, Jim, questa è un'idea geniale! Grazie mille del consiglio! Figurati, Henry, buona fortuna! Henry, non dirmi che vuoi mettere in pratica questa truffa! Certo, Mary, per i Phillies, questo è tutto! Elisa, vuoi venire a vedere un bel film con noi? Volentieri, ma prima dovrei parlarvi di una cosa. Oh mamma, sono preoccupato. Anch'io. Cos'è quella busta che hai in mano? Non farmi paura. È la mia accettazione al college di Princeton. Cosa? College di Princeton? Sì, oltre all'Università di Filadelfia avevo fatto domanda anche lì e mi hanno accettato. Ma Lisa, è molto lontano da qui. Beh, in realtà è a un'ora di distanza. E vivrai al campus? Ma tornerei ogni fine settimana qui da voi. Oh mamma! No, non cominciare a piangere. Prima Kate che se ne va, ora tu. Ciao.
Certo che prima siamo stati un po' egoisti. Già, hai ragione. In fondo Lisa vuole andarsene per studiare e impegnarsi su un progetto di vita. Esatto, e noi dobbiamo appoggiarla, non ostacolarla. Sì, dobbiamo dimostrarle che siamo entusiasti della sua scelta. Lisa? Sì? Beh, ecco, io e papà siamo venuti a scusarci per oggi. Esatto. Ci siamo comportati da veri egoisti. E invece di essere contenti e supportarti per la tua scelta, ci siamo messi a fare delle scenate. Beh, Lisa, siamo molto orgogliosi della scelta che hai fatto. E ti supporteremo sempre. Anche se questo significa che ti allontanerai un po' da casa. Beh, per questo io starei tranquilla. Ogni fine settimana verrò qui, non preoccupatevi. Ma grazie. Vi voglio bene. Oh, anche noi. Che lavoraccio. Ehi, Mary, guarda qui cos'ho. Oh, non dirmi che è quello che penso io. Il foglio sostitutivo. Con questo posso dare la partita. Buon pomeriggio, signor Henry Snow. Sceriffo, che ci fa ancora qui lei? Niente di buono. Oggi pomeriggio sono rientrata in ufficio e sulla mia scrivania ho avuto la spiacevole sorpresa di trovare questa. Una denuncia di smarrimento patente. La patente che io le ho sequestrato. Mi ho sequestrato la patente? Ah, ecco dov'era. Porti pazienza, soffro un po' di demenza senile. Signor Henry, non faccia il furbo. Lo sa che per questa truffa posso metterla in prigione? Cosa? Oh mamma. E tutto per quella stupida partita dei Phillies. I Phillies? Lei è un tifoso dei Phillies, la squadra di baseball. Certamente. Oh mamma, anch'io sono tifosa. Beh, in questo caso posso anche capirla. Facciamo così. Strappiamo questa denuncia. Che ha intenzione di fare? Boh, le ridò la sua patente. Cosa? Ma mi raccomando, deve rispettare il codice della strada. Certo, certamente. Bene, buona partita. Arrivederci e forza Phillies! Non ci posso credere. Te l'ho detto, Mary. Mary Phillies, questo è tutto!